Oltre 120 persone hanno partecipato alla cena di Natale dell'associazione Mai Soli, che si occupa di assistenza e cura delle persone in coma e stato vegetativo permanente e persistente. Sono molto felice perché siamo a circa 30-40 persone in più rispetto all'anno scorso, stiamo crescendo piano piano, però ogni anno siamo sempre di più, quindi vuol dire che le persone ci seguono e ci stanno dietro e si aggregano per la nostra causa, che è sempre quella di fare questo nucleo per assistere le persone in stato vegetativo e stato di coma. Abbiamo anche fatto un nostro marchio che si chiama Il Vezzo, perché le signore dell'associazione hanno iniziato a fare con le loro mani delle coffe, delle borse, dei portachiavi, delle babucce, e il ricavato appunto di queste cosine che facciamo artigianalmente è sempre per la causa dell'associazione. Una serata all'insegna del divertimento, tra il buon cibo e la musica di Annalisa Baldi, con il pensiero rivolto sempre alla solidarietà. Durante la cena, infatti, sono stati raccolti oltre 2.000 euro, che saranno devoluti alla RSA Casa dell'Amicizia Aldo Seppilli per acquistare materiale utile a realizzare il progetto dell'associazione. Come tantissime altre associazioni, svolgono un ruolo fondamentale nel nostro tessuto sociale, perché intanto da una parte fanno da pungolo alle istituzioni per dare consapevolezza di quelli che sono i problemi delle persone che incontrano delle difficoltà. Dall'altra sono associazioni che smuovono proprio il tessuto sociale e che rendono ricco il nostro territorio. Alla serata ha partecipato tra gli altri anche Elisabetta Chiabolotti, autrice del libro Un lungo sonno e poi, in cui racconta la sua storia che l'ha vista risvegliarsi dopo 6 mesi di coma e di stato vegetativo. Il progetto dell'associazione mi ha catturato perché in prima persona ho vissuto in coma e in stato vegetativo, e mi sono resa conto poi con il passare degli anni che in realtà mancano strutture dove il coma e lo stato vegetativo vengano trattati. Allora ho sposato con gioia questo progetto, devolvendo parte dei proventi del libro che vendo all'associazione, perché voglio davvero che questo buco della sanità venga coperto.